Festa dei Popoli Europei nasce dalla volontà del Consiglio regionale di valorizzare i nostri territori, le nostre aree archeologiche, in particolare seguendo il tema dell'Europa, quindi le tante identità europee fanno la grande patria europea dove tutti noi ci riconosciamo, l'Europa dei popoli è quella che noi aspiriamo e che vogliamo. Oggi attraverso la musica vogliamo far scoprire a tutto l'Abruzzo, ma non solo, l'area stupenda di Peltuinum per valorizzare appunto questo territorio. Meraviglioso contesto per fare un concerto, è veramente un'occasione speciale per noi. Agli Abruzzi, alla provincia dell'Aquila, siamo stati qua prima volta 2000 più o meno, 23 anni fa, siamo più vecchi, e oggi col tramonto era veramente un'atmosfera magica. Stava molto felice perché al pubblico erano amici degli anni 80 che erano venuti al concerto, amici che ho conosciuto ai raduni folcloristici in Europa e che oggi ho ritrovato qua a Peltuinum. È stata un'occasione veramente, veramente suggestiva, emozionante e meravigliosa per noi. Significa cantare dove è nata la vita, perché gli italici sono i nostri progenitori, la più grande antichità del centro Italia. E poi è questo spazio immenso di profumi, di silenzio, di piacere, di grano, di cielo, è impagabile. E quindi poi l'Abruzzo lo conosco piuttosto bene, per tanti e tanti motivi, e lo adoro. Avere a 360 gradi, anche questo è il segreto, la bellezza, il senso della natura, della vita è il massimo. Quindi la natura è questa, il mondo è questo ed è bellissimo perché è in Abruzzo, che è una regione tra le più amate mie, lo sapete in tanti perché sono venuto molte volte qua, ma per tante ragioni, perché avete un carattere di una forza, di un coraggio, di una pazienza e di un'interminabile voglia di essere innamorati della propria terra. Questo è abruzzese proprio. Tante. Dov'è silenzio, 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 dov'è?